Giuseppe mi fa una domanda che rispondo subito: no, non sono sostituzioni. Mi chiede se quello che sto facendo, per costruire le cadenze sono sostituzioni. No, allora, l'accordo di dominante ha due risoluzioni principali, no? O risolve una quarta giusta sopra, che è quello che sto dicendo, no? Sto sempre facendo, anche se sono in rivolti, le fondamentali stanno risolvendo una quarta giusta, no? Questo qua è sempre un Sol con la quinta aumentata, quinta eccedente, che va a un Do. Sono i rivolti, sono molto vicini, il basso cammina per semitoni, le note si spostano poco, però la fondamentale di questi due accordi si sta muovendo una quarta giusta. E questa è una risoluzione dell'accordo di dominante. L'altra risoluzione dell'accordo di dominante è un semitono sotto. Quando l'accordo di dominante risolve un semitono sotto, le fondamentali, no? Per esempio qua ho fatto Sol andare a Do, quindi Sol, Do, una quarta giusta. Però il Sol può risolvere ai Fa diesi. Siamo a un'altra tonalità, siamo a un altro ambiente sonoro, però comunque è sempre il mio Sol 7 che risolve. Quando il Sol 7 risolve a Fa diesis, io in questo caso, in semitono sotto, sono dinanzi a una sostituzione. E questa è chiamata sostituzione al tritono. Quindi se io sono... se io ho questo Sol diesis, ho due possibilità di risoluzione, diciamo così, no? Questa risoluzione o è al Do o è al Fa diesis. Sto facendo il mio Sol settima che risolve a Fa diesis. Ok? E questa è la sostituzione. Di solito uno parte per capire la sostituzione dalla tonalità. Io adesso sono partito dall'accordo di Sol settima, che ha due risoluzioni possibili, Do e Fa diesis. Do minore, Do maggiore. Fa diesis minore, Fa diesis maggiore, no? Questo accordo di dominante può risolvere in queste quattro possibilità. O semitono sotto, fo le fondamentali, o una quarta giusta sopra. Quindi, se io invece sto pensando a una tonalità, no? Per esempio, cambiamo tonalità, Mi bemolle maggiore. Io devo trovare un accordo che sia una quarta giusta, stavolta sopra, perché devo fare il movimento a ritroso, che sarà la mia dominante. E questa è la dominante di questo accordo. Se Mi bemolle è la tonalità, questa è la dominante principale. Invece, un altro accordo di dominante, posso trovare un semitono sopra e qui. Questo accordo di dominante mi risolve un semitono sotto. Quindi questo accordo qua è il chiamato sub 5. Si bemolle è il 5. Mi naturale è il sub 5. Ok? Il Mi naturale e il Si bemolle, che risolvono nello stesso accordo che è il Mi bemolle. Quando nel gergo parlo di sostituzioni, sto parlando proprio di quando sto facendo una cadenza al Mi bemolle maggiore, faccio per esempio Fa minore, no? Sol minore, diminuito di passaggio, Fa minore. Si settima, Si bemolle settima naturalmente, no? E Mi bemolle maggiore fanno la mia cadenza. Adesso la mia sostituzione
va a interferire su questa dominante qua che è il si bemolle settima. Quindi la stessa cadenza. Invece di si bemolle settima ho fatto un mi settima.